Tre risultati utili consecutivi, tre sconfitte negli ultimi turni di campionato. Il Monza che ha ingranato la marcia promozione contro una Regina a singhiozzo. Christian Brocchi va sul sicuro con Boateng ad accendere Gutierrez e Mota. Domenico Toscano che deve fare i conti con le tante assenze. Il primo brivido è per Plizzari, il portiere dei calabresi in uscita viene colpito alla testa da Gutierrez, ammonito. Dopo l'intervento dei sanitari il portiere ospite torna regolarmente al proprio posto. Ancora protagonista l'attaccante danese che non raggiunge un esemplare cross di De Rico e la palla esce di poco. Partito bene, il Monza non trova il colpo decisivo, la Regina tiene. Lo spartiacque della sfida arriva quando i giocatori hanno ancora addosso il torpore degli spogliatoi. Nemmeno un minuto di gioco e Foloruncio si becca il secondo giallo per un intervento scomposto su Barberis. Regina dunque in 10, inesorabile arriva il vantaggio dei Brianzoli, calcio d'angolo di Barberis e testa di Dani Mota Carvaio. Il giovane attaccante del Lussemburgo trova così il secondo urrà stagionale. Il Monza insiste e dopo due minuti arriva la classica occasione con la O maiuscola. Lo scatenato Mota va in contropiede ed anticipa Plizzari con un po' di mestiere. Il rigore è dubbio, non per l'arbitro che ammonisce anche il portiere Regino. Boateng dal dischetto non è impeccabile, Plizzari para, il risultato rimane 1-0. Dove non arriva il portiere ospite, rimedia la traversa. Carlos Augusto calcia. Dovrebbe essere un traversone, ma in corso d'opera diventa un'indecifrabile parabola che va a schiantarsi sul legno. Il Monza domina, non chiude, ma vince con merito e trova la terza vittoria in campionato. Continua il momento no della Regina, adesso quintultima.